Ragazzi, sarà la ventesima volta e Dio, spettacolo, che poi lo dico anche senza la sci, perché potrei dire spettacolo che spettacolo, ma invece dico proprio spettacolo che spettacolo. Tutto molto bello. Tutto quello che voglio è una donna da mare che mi salga sul palco. Tutto quello che voglio è una donna da mare. Toccami il palco, prendimi il palco. Sali sul palco, eccetera, eccetera. Palco, ui! Io non ti abbandonerei mai, né te né... Come si chiama? Dai, ci avrà un nome prima o poi sto figliolo. Quanto è bella sta figlia mia, dolce! Ci ha pensato tuo padre al nome. Gervinio. No! Piacere Antonio, per gli amici Tony, in che direzione va? È una commedia molto comica che parla di due padri che forse non si sentono adeguati ad essere padri. Anzi, uno sicuramente sì, Frank Matano è un padre ottimista, positivo, casinista, travolgente. Io invece sono un po' più cinico, un po' più pessimista, sono la gente delle entrate, tutto impettito, tutto preciso, puntualino. Tipo che mestiere fa? Lavora all'agenzia delle entrate? Sì. Si tocca? No, che mi... Oh, ma si tocca pure. Me le tocco dopo, glielo prometto. È la finale dei mondiali, io sono in ospedale perché sta per nascere mio figlio. Parallelamente sta per nascere il figlio di Paolo, il suo personaggio si chiama Giuseppe. Lo incontro, dobbiamo aspettare un po' in ospedale e dico: ma andiamoci a mangiare una pizza. Cioè andiamo a mangiare una pizza e non riusciamo più a tornare in ospedale per la nascita dei nostri figli. Succedono una serie di disastri incredibili che non spoilerò. Avete prenotato? Non abbiamo prenotato. È che siamo un po' agitati, stiamo per diventare papà. Immagino del mio CD che è appena uscito. Che genere fai? Rock duro. Ma tipo le Zeppelin, Nirvana, Metallica. Pupo. C'ho anche il tatuaggio. Personaggio Eros Passalacqua. È un cantante... Lui dice fallito, invece no, è di nicchia, ha il suo pubblico che attualmente non si trova, però ce l'ha, ha dei... si vuole bene, un po' demente, è in... priorità di questo personaggio un palco per esibirsi e una fidanzata che non c'è. Quei tre lì sono amici tuoi, li conosci? No! Io ti amo, Katia! Errare humanum est! Perseverare, ove! Per una battuta di merda, così è giusto che tu muoia! E nasce una nottata clamorosa, pazzesca, dove ne succedono di ogni e dove alla fine loro arriveranno a capire che la paternità è una cosa che uno ha dentro e soprattutto per essere dei buoni padri bisogna accorgersi che intorno si hanno delle cose belle. Il mio personaggio si chiama Eva ed è una ragazza molto seria, molto brava, molto per bene, fa l'interprete e insomma deve lavorare perché ha della famiglia, c'è una bella storia dietro che poi nel film si scopre. E si trova in questa fare interprete per questo arabo che poi diventa un personaggio per colpa sua, personaggi di Paolo e Frank si mettono in un sacco di guai e insomma anche Eva di conseguenza si trova in mezzo di questo casino e alla fine devo dire che riesce a reagire bene e salva i due protagonisti. Sono stato rapito da degli arabi e sono nella villa di un emiro omosessuale vestito da uccello. Cosa dici? Da strunz. Da struzzo? No, sei vestito da strunzo. Bip bip. Ha detto bip bip. Ho capito, ha detto bip bip. Va tutto bene, torno subito. Sono talmente felice della sostanza del film che se va bene naturalmente è il sublimarsi di qualsiasi gioia, di qualsiasi sogno, però qualora non dovesse andare bene sono comunque felice di aver fatto un bel film. Lo spirito del film è assolutamente tutto molto bello, è un film estremamente buono rispetto all'altro, Fuga di cervelli ha un altro tipo di comicità. Io per alcuni versi tengo la demenzialità e le battute surreali, a me piace sempre farle, però a pochissimo parolacce, Paolo non ne dice forse neanche una. Ero magrissimo quando ho iniziato questo lavoro qui, poi Paolo mi ha chiesto: dovresti mettere su qualche chilo? Ed io, da bravo attore, ho messo 20. La più grande qualità di Paolo è l'empatia
e la sensibilità che ha verso i suoi colleghi. Sia Paolo sia Guido Chiesa sono due persone molto tranquille, in senso che hanno sempre tutto sotto controllo. Non è mai stato un attimo di un'agitazione dove magari no, non ce la facciamo con i tempi, questa scena non va bene. È sempre tutto risolvibile, quindi ti dà una pace interna di concentrarti sul tuo lavoro, che è una cosa molto importante per un'attrice. Mi si è aperto il parto, cretino! Io adesso sapete cosa faccio, io vi denuncio tutto. Io che sporno! Cos'è che gli hai detto? Aia. Ciao a tutti i telespettatori di Spettacolo che Spettacolo. Spettacolo che Spettacolo. Spettacolo che Spettacolo. Ci vediamo il 9 ottobre al cinema con Tutto Molto Bello. Tutto Molto Bello. Veniteci a guardare, vi vogliamo bene. A bestia, come direbbe Paolino. Tutto Molto Bello, come direbbe sempre il regista Paolino. Dobbiamo andare in ospedale! Come al corso preparto. Come al corso preparto. Respira. Respira. Spingi. Spingi. Però non spingi troppo, sennò ti caghi sotto.